Da 8 anni a sta parte, quando sono entrati gli americani, hanno cercato in tutti i modi di poterci mettere da parte. Senti, c'è qualcuno che ti ha pugnalato dentro Trigoria? Perché sì. Chi è? Non farò mai nomi, però ci sono persone che non vogliono che sto là dentro. Dentro Trigoria, quindi c'è anche qualcuno che non ti vuole dentro Trigoria. Certo. E vorrei capire chi è che riporta le cose al presidente. Da dentro Trigoria sempre. Ma purtroppo ci sono delle persone a Trigoria che fanno il male della Roma, non fanno il bene della Roma. Il problema è che Pallotta tante cose non le sa. E lui si fida sempre di queste persone. Questo è l'errore principale suo. Perché io che conosco Trigoria come le tasche dei jeans, conosco tutti gli spostamenti di tutti, dal primo, dall'usciere al presidente, anzi al presidente no, al vicepresidente. So per filo e per segno come va gestita Trigoria, ma non perché sono più bravo di tutti, perché ci sono cresciuto là dentro. So quali sono i problemi, quali possono essere i problemi, quali possono essere le risorse, chi parla male, chi parla bene, perché io che sto là dentro e devo stare a pranzo con lui, che lui parla male di quello e poi parla male di quell'altro, e poi pensa qua non ci sto io. Come fai a andare avanti insieme, a essere coesi tutti insieme, a aiutare una società? Non può essere, non può andare avanti, perché ognuno fa il bene di se stesso. Da oggi che Totti lascia la Roma, non esiste più la maglia, lui per la maglia è rimasto a Roma. I grandi club non avevano problemi a prendersi e a vincere la Coppa dei Campioni come Messi e tanti altri. Sensazione amara, è triste, è difficile a buttarla giù, però forza Totti, dai Francesco, stiamo tutti con te, qualsiasi cosa che fai.